L'ottavo segreto di Medjugorje, quando Mirjana si spaventò. Cari fratelli e care sorelle, benvenuti e bentornati nel nostro canale YouTube della redazione Papa Boys. Vi ricordiamo di mettere un like a questo video e di condividerlo con altri fratelli e sorelle per allargare la potenza della preghiera, la nostra fede ed anche far crescere il canale. Oggi vogliamo pubblicare sul nostro e vostro canale preferito il ricordo ed il racconto di un anniversario importante collegato a Medjugorje. Mirjana riceve l'ottavo segreto e l'appello per la preghiera. Il 6 novembre 1982 è una data memorabile per la comunità di Medjugorje in Bosnia ed Erzegovina. In quel giorno Mirjana Dragivecic ha ricevuto l'ottavo segreto da parte della Madonna, un momento di grande significato spirituale, ma anche di profonda preoccupazione per la giovane veggente. Questo evento si colloca nel contesto delle apparizioni mariane che hanno caratterizzato Medjugorje dal 1981 e che hanno attirato l'attenzione del mondo intero. Mirjana, nata il 18 marzo 1965, era una delle sei bambine che a quel tempo riferirono di aver avuto una visione della Madonna. Nel corso degli anni le apparizioni continuarono e le veggenti affermarono di ricevere messaggi dalla Vergine per conto dell'umanità. Tuttavia, il momento in cui Mirjana ricevette l'ottavo segreto si distinse per l'emozione e la paura che suscitò in lei. Il contenuto di questo segreto rimane ancora sconosciuto, poiché Mirjana ha scelto di non divulgarlo, come stabilito dalla Madonna stessa. Questi segreti, in totale 10, si dice siano legati a eventi futuri che influenzeranno il destino dell'umanità. Ciò che è noto è il messaggio che la Madonna ha trasmesso attraverso Mirjana in quel momento cruciale. Io ho pregato, la punizione si è ammorbidita, le preghiere e i digiuni ripetuti diminuiscono le punizioni divine, ma non è possibile evitarli completamente. Andate per le strade delle città, contate quanti lodano Dio e quanti lo offendono. Dio non può più sopportarlo. Queste parole sono un richiamo alla preghiera, alla penitenza e al cammino di fede che tutti i credenti dovrebbero intraprendere. La Madonna, attraverso le veggenti di Medjugorje, ha sempre insistito sulla necessità di vivere una vita di preghiera e di conversione. La storia di Medjugorje e dei suoi segreti continua a suscitare curiosità, devozione e riflessioni spirituali in tutto il mondo. Molti pellegrini visitano il luogo delle apparizioni per cercare conforto, speranza e guidare le proprie vite secondo gli insegnamenti divini. La biografia di Mirjana Dragicevic, come quella delle altre veggenti, è segnata dalla dedizione alla fede e alla Madonna di Medjugorje. La sua testimonianza personale e la sua esperienza hanno ispirato molti credenti a rafforzare la loro relazione con Dio ed a proseguire una vita di preghiera e santità. In conclusione, il 6 novembre 1982 è una data significativa nella storia di Medjugorje, quando Mirjana ha ricevuto l'ottavo segreto e la Madonna ha rivolto un appello pressante alla preghiera e alla conversione. La storia di Medjugorje, con le sue apparizioni mariane e i messaggi associati, continua ad avere un impatto profondo sulla spiritualità dei credenti in tutto il mondo, offrendo una via di speranza, fede e amore per Dio. Grazie,
cari fratelli e sorelle per averci accompagnato in questo momento di riflessione con le parole di Medjugorje. Continuate a coltivare la vostra fede ed a pregare con fiducia, sapendo che Dio è sempre con voi e la Mamma Celeste non ci abbandona mai. Vi invitiamo a condividere questo video con coloro che potrebbero aver bisogno di conforto e speranza. La fede è un dono prezioso che possiamo diffondere con amore. Vi ricordiamo di mettere un like a questo video e di condividerlo con altri fratelli e sorelle per allargare la potenza della preghiera, la nostra fede ed anche far crescere il canale. Arrivederci a tutti! Al prossimo video insieme nel canale YouTube della redazione Papa Boys. Dio ci benedica!